Chiedere una cosa, io voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito in queste 4 puntate, avete fatto di me una grande regina, io devo dire soltanto grazie a tutti e grazie a te Carlo per aver permesso tutto guarda, questo. È la Oxa, è la Oxa! Sorpresa! Anna ha seguito l'esibizione, ma Rosalia non sapeva. Anna! Ciao, Carlo. Grazie di essere qua con noi. Allora, beh, è il mio, come dire, il mio doppione, una copia. È un clone. Signori, ci sono dei cloni. Beh, chissà se c'è lo stesso clone sul neurone, perché io oggi avevo dei problemi sulle sinapsi, mi hanno chiamato e mi hanno detto ma ce la fai col tacco 12 a scendere? Ci ho messo un po' a rispondere. Devi capire. E allora tu sei messa meglio di me. Senti, che ne dici Anna di questa... Si canta il meglio. Che ne dici? Ti sei rivista nel Sanremo? Sì, mi sono rivista nel Sanremo. Devo dire che appena lei è apparsa ho detto sì, ci siamo. Un attimino, solo un po' più di occhiali. Si sarà stancata durante la battaglia, sì, perché sì, insomma, che... essere in prima linea non è facile. Sei molto impegnativa. Sì, 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 sì. Ma sei molto brava, sei stata molto brava. Grazie. Anche perché essere la Ox è difficile. Molto. È un peso pazzesco, ragazzi, portarsi dietro la Ox. Come abbiamo detto, Anna, nella presentazione sei unica, una delle voci... Proprio in questo studio pensa sei venuta ospite... Il proprio ospite in questo studio, quando abbiamo fatto i migliori anni, e abbiamo avuto modo di sentirti ancora con tutta la potenza, la forza. Un Fausto. Unica, unica. Paolo, vedrai cosa fa stasera. Senti, non andar via, accomodati in giuria, perché starà Anna con noi e un po', tra un po' voglio sentire il verdetto. Abbiamo parlato dei coach. Eh? Grazie. Molto Michael Jackson. Sì. Pure parlare. Esagerati, eh? Bravo. No, io esagerati perché imitano. È l'imitazione. E se no l'imitazione non fa. Esatto, è un'esasperazione. Lei lo sa, se no non si sorride. Anna. Beh, cioè io la Ox posso solo dare che il massimo, scusate. Ecco, mi sembra giusto. No, penso che tutti meriti un 12. Si può arrivare solo a 12? Sì, non sì. Si può alzare di più questa sera? No. Si può fare un'eccezione? Ma che noiosi! Chi offre di più? La lode. Ma la che lode. Noiosi! Claudio! 12. Claudio! Ma io, se fosse vero, come spero, e meriteresti di riprendere a settembre, io terrei la Oxa per 12 puntate. Siccome non l'ha riconosciuta nessuno quando è entrata... È ho vero? Detto che strano, sarà la sorella, non so, perché ha cambiato... Perché pensavano che fosse... Sì, hai cambiato non l'anima, ma aspetto... Ma non lo so, può succedere anche di cambiare il però devo dire che stasera sì, eh? Solo un piccolo appunto ecco. Al costumista o allo staff che ha sbagliato la misura dei calzoni perché vedo piacevolmente, piacevolmente. Per questo... Ma l'ha lanciata lei questa moda? La moda sì. L'ha lanciata lei. E meno male che c'è l'imitazione perché guarda, sembra una suora stasera. Sai. Accomodati. No, giustamente sedendomi vicino a Lippi, vedendo l'età, ecco. Ho pensato di
anche perché mi basta la faccia che ho per sconvolgerlo. Però non vorrei ripartire durante... Si va avanti, si va avanti. Terza protagonista. Innanzitutto vorrei dire a Loretta che... Ciao. Adoro. Volevo dire a Loretta che non è vero che lei non è mai stata bella, perché... Io sono sempre stata un tipo. Un tipo meraviglioso. Però possiamo dire che sei stato un bel tipo, ti va bene? Diciamolo, va, un bel tipo. Un bel tipo. Anche perché penso che lei abbia una sua personalità che si contraddistingue, per cui... Grazie. Grazie. Io dico ciò che penso. L'esibizione mi è piaciuta, e come io sempre vedo le cose simili, ma non uguali, ma in similitudine, per me è stato molto bello. Cristian. Grazie. Sorry. Ma you know ti lascerò? Mr. Joe Cocker, you know ti lascerò? You know ti lascerò? I know, Anna, I know. Sì? Anna, il primo pensiero lo voglio da te di questo particolarissimo gioco. Fausto, Fausto è bravo. Cioè... Non so se la pancia è tua o... Ma quella è originale. Ah, sì. È originale? Sì, mi sono dovuto bere qualche birra. Originale. In questi giorni, sì. È voluto entrare meglio nel personaggio. Sì, sì, sì. Ma la pancia è sua? La pancia è tua? Sì, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, la... Anche tu per i frascati? Ma non è una protesi. No, 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 no. Vabbè, esagerato. No, no, è sua, è sua. Questa non c'è la fuori apposta. No, ma la bazza non ce l'ha. Questa non c'è la neomecia. No, questa non ce l'ho. La pancia sua. Perché? Questa non c'è la neomecia. Loretta. Io non posso, non condivido. C'ho troppa, io lo ricordo, in un locale di Milano, lui teneva... Oddio, Joker! È 49? Joker! In che anno? 49, in che anno, Claudio? 49. Claudio, in che anno? Ma che c'hanno questi? In che anno? No, dimmi, in che anno? 64. Nel 64. 64. E lui suonava con il gruppo, con la chitarra sotto gola. Sì, te ne... si usava così. Vabbè, non meritano, dai, vai avanti. Bravo, bravo, non lo merito. Gioco me? Ti lascerò. Conosci Gio, conosci? Sono nato nel 78. Non era un'ottima annata comunque. No? No, quelli del 61 erano. No? Sì, forse. A me lo dici. Io sto ancora. La famosa classe di terra è la mia. Pure io sto insieme a te. Ah sì, no, sei pazza, Anna. Non infierire. Non infierire. Senta, per io devo fare un lavoro particolare. Scusate, ma se si disturbo, qui, devo fare un lavoro particolare. Sì, devo un attimino alzare un po' il tono di Loretta, perché non devo so bella, non so, non so, non tipo, so, non detto, so. Guarda che essere un tipo è meglio, perché quando invecchi e non ti guarda più nessuno perché sei stata una bonazza. È dura? È dura, invece io non so mai stata. Tipo rimane il tipo. Il tipo rimane tipo. Insomma, mi stavi dicendo, Anna, dell'esibizione? Che mi sei piaciuto. Grazie. Io non so tutto quello che hai fatto precedentemente, però credo che tutto l'insieme, anche vocalmente, ricordavi Venditti. Grazie. Sì, ho apprezzato. Grazie. Sì. Da te, Claudio. Piacere, grazie. Claudio. Bene. Faccio io, ho fatto i giochi senza frontiere, ho fatto con Claudio, il pupazzo, però hai detto bene, multiforme. Anna, adesso ti sei divertita un sacco. Ti sei divertita un sacco, Anna. No, mi sono divertita tantissimo, giuro che con autenticità proprio ridevo, e mi serve ogni tanto ridere così. così. Più che Freddie Mercury, a me mi ricordi Panariello, visto così. Io ci ho lavorato con Panariello, è proprio Panariello. Sì. Per me è Panariello vestito, che stasera invece un che un fare... Renato Zero mi sta facendo Freddie Mercury. Mi sta facendo Freddie Mercury. Senti, simpaticissimo. Grazie. Ti lascerò. Per questo. Ti lascerò un disco di Freddie Mercury. Loretta. No, simpatico... Grazie. Però c'è, cioè, tu e Freddie Mercury sono due cose. Due mondi. Loretta. Guarda. Continua a ridere, Loretta, continua a ridere. No, ma vabbè, ma rido perché la fisicità di Freddie Mercury, insomma. Era difficile da imitare. Siamo a nozza.
Ciao Noemi, amore questa sera, mamma mia. Io sono d'accordo sia con Cristian che con Loretta, perché hai una grande voglia di metterti in gioco, anche se sembra un luogo comune questa parola, perché lo è, mettersi in gioco, però hai questa leggerezza, io la chiamerei così, nel manifestarti, anche se questa performance è un po' lontana dalla Noemi, a livello vocale, un insieme un po' di cose, però mi piace questo tuo modo, di... Claudio! Volteggiare. Insomma, per favore, io conosco Gloria... Ah no, bella, è un tormentone, eh? Ma... Allora, penso che lei sia stata brava a prescindere dal voler per forza essere tale e quali, perché tale e quali, insomma, Liza ha un'energia puntata, no? Ogni scatto è qualcosa che si solleva. Lei, calcolando la forza della Minelli, devo dire che è stata brava. Beh, grazie. Loretta. Il verdetto di Anna Oxa. Allora, concordo che i voti sono questi, i numeri sono questi, per cui quindi non si 5, possono ricambiare. Ma allora, punti. Il 5 a Cirilli, a Panariello, il 6 a Gloria Guida. 6 ad Arisa. Il 7 Corna, la Minelli. Liza Minelli, 7. L'8 a De Caro. A Modugno. Arrivo, 9. E il 9 Lautieri. Lautieri con Loretta Goggi. Brugia il 10 con a Venditti. Con Venditti terzo posto. Secondo posto, 11 punti. Leali, 11. Con Joe Cocker. E ovviamente la Misseri, 12. 12 ad Anoxa. Claudio, ricordando che mercoledì c'è la seconda puntata del tuo Smettila. Gioco che? Così. Ma no, ma scherzo. Dai.